Oggi parliamo di aderenza ai trattamenti, alla terapia in campo di malattie croniche, nello specifico di malattie croniche cardiovascolari. Bisogna però ovviamente fare i conti anche con i costi che possono riguardare queste terapie. Abbiamo affrontato l'argomento con il dottor Amoroso del direttivo di Fare Sanità a Roma, proprio in un evento che fa il punto della situazione su queste malattie. Allora, dottore, considerando appunto i costi che ci sono, come possiamo bilanciare anche l'aderenza? C'è spazio per l'aderenza alla terapia? Allora, dicevo che l'aderenza alla terapia è un fattore determinante all'interno dei costi. Può in qualche modo ridurre eventuali ospedalizzazioni ricadute nella malattia. E quindi bisogna valutare all'interno di quello che può essere un acquisto se c'è lo spazio per non fare un acquisto solamente al minor prezzo, ma valutare se attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa noi riusciamo a migliorare la situazione. Quindi questo che cosa può determinare? Può determinare che l'utilizzo, per esempio, di un infermiere, di una figura professionale che affianca, segue il paziente, si possa avere un risultato migliore come aderenza alla terapia. E naturalmente poi questo può essere valutato ai fini dell'acquisto e quindi evitare che l'acquisto sia esclusivamente legato al prezzo. Quindi non guardare soltanto magari ai costi immediati che si possono avere, Esatto, ma a quello che potrebbe essere il esatto. guadagno poi nel Quello è il futuro. futuro. Non è semplice fare questa valutazione, anche considerando le strutture delle aziende sanitarie. Cioè, i direttori generali hanno una durata limitata, massimo 3 anni, per cui spesso l'investimento si vede a distanza di tempo, quindi non si vede nell'immediato e purtroppo la contingenza del direttore generale che deve comunque rispondere a dei budget spesso mal si concilia con quello che può essere una forma preventiva. Ecco, come fare sanità, cosa state facendo realmente su questo tema? Noi, come Fare Sanità, insieme con SIFO, con la Società Italiana dei Farmacisti Ospedalieri, stiamo valutando quelli che possono essere i parametri per dare un peso anche alla qualità nell'acquisto dei farmaci.